nelle puntate precedenti. Molto presto dovrai scontrarti con forze oscure, desiderose di mettere le mani su quella chiave. E tu dovrai saperti difendere. Avrebbe dovuto insegnarti tuo nonno. Questa guerra non la combatterai tu, ma lei. Ed è in grave pericolo. Le insegnerò tutto quello che so. Allora aspettami, sarò lì tra poco. Devo parlarti di una cosa molto importante. Oscar, il nonno non c'è più. Oscar, lo sai che non posso rivelarti il futuro. Non potrei nemmeno metterti in guardia. Dobbiamo nasconderci. Sta arrivando Oscar. Oscar? È incredibile. Ti ho portato nel passato. Hai rivisto tuo nonno, te stessa. Hai ancora dubbi? No, non credo. Ma abbiamo un altro compito da svolgere. Salvare lo scienziato. Nikolaj Vardots. Questa ti terrà occupata per un po'. Andiamo. E tu? Chi sei? Come fai ad avere questa tecnologia? Ah, è un segreto? Sì, è un segreto. Credi di essere furbo, non è vero? Ma non hai pensato proprio a tutto. Le barriere ioniche ostacolano solo le persone, non i raggi gamma. Se fossi in te, non ci proverei. Non siamo poi così diversi io e te. È inutile fingere. Lo sanno i tuoi amici. Come immaginavo. Appena ti scopriranno. Silenzio. Risparmia il fiato per dopo. Tanto lo sai che poi ci direi tutto. Altrimenti che fate? Non ho paura di voi. Beh, sai,
Dovresti invece, perché tu non mi conosci. Non sai niente di me. Cosa è successo? Non ci capisco più nulla. Quella donna è identica a me. Dobbiamo rimettere a posto le cose. Dobbiamo? E cosa significa dobbiamo? Io non faccio un bel niente se prima non mi spiegate cosa sta succedendo. Quella ragazza è identica a me. Chi è? Chiara, siamo tutti connessi fra di noi. Io, te, lo scienziato e quella donna. Facciamo tutti quanti parte dello stesso progetto. Progetto? Sì, di un piano. Ma mettetevi pure comodi, fate come se foste a casa vostra. Che c'è? Perché mi guardi in quel modo? Quindi sei tu Nikolaj Vardots. Per me è un grande onore conoscerti. Ah sì? Ehi, un momento! Voi avete la stessa voce! No, non può essere. La stessa voce? Ma io non ho quella voce! La mia è molto più suadente e sexy! In effetti, è proprio la stessa. Ed è pure la stessa voce dell'uomo che mi ha minacciato in biblioteca con una pistola. E che mi ha dato questa lettera. N.V. Nikolaj Vardots. Sì, sono stato io. Ma ti spiegherò tutto dopo, con calma. E perché avete la stessa voce? Da dove vengo io? È ormai prassi scegliersi la voce che più piace. Dimmi, visto che siamo in argomento, e da dove vieni tu? Dal futuro. Sì, certo, dal futuro. Naturalmente. Non direi mica sul serio. Sono serissimo. Ma non può essere! Non può essere perché se fosse vero che vieni dal futuro non saresti così stupido da dirmelo, perché rischieresti di alterare il corso degli eventi. Il corso degli eventi è già stato alterato. Da te. Per questo ti sto dicendo queste cose. Sono qui per rimettere tutto in ordine. E perché ci troviamo qui? Dobbiamo capire come muoverci. E tu, Chiara, se ti ho portata qui c'è un motivo. Quale? Inizialmente non avevo compreso come mai quell'aliena fosse così interessata a te, tanto da ucciderti. Uccidermi? Il nostro caro amico Nikolaj sa di cosa parlo. Poi un giorno decisi di tornare più indietro. Al giorno in cui Davide ti disse addio. Io c'ero, ricordi? Sì, ricordo. Fu allora che vidi la chiave. Quella chiave. Questa chiave. Era il 1992. Ancora non conoscevo il potere della chiave. Oscar, mio nonno,
era morto da pochi giorni. Ogni oggetto, ogni cosa mi riportava alla memoria i giorni felici trascorsi con lui. Anche la chiave. Me l'aveva regalata il giorno del mio compleanno. Un regalo particolare, fuori dal comune. Mi disse che era speciale, che aveva un potere, ma non mi rivelò mai quale fosse. L'unica cosa che sapevo era che mi ricordava mio nonno. Non potevo più tenerla davanti agli occhi, dovevo nasconderla. Allora pensai di custodirla in un portagioie. Almeno era questa l'intenzione. Ma mi sbagliavo. Presto l'avrei conosciuto il potere della chiave. Fu quel giorno, il giorno in cui tentai di nascondere la chiave, che conobbi il suo potere. Un potere arcano, una magia che mio nonno non aveva fatto in tempo a rivelarmi. Mi alzai dopo un pisolino, convinta di essere riuscita nel mio intento di liberarmi della chiave. Invece mi resi conto che qualcosa non andava. Non c'era più. Non era più dove l'avevo messa. Era scomparsa. La cercai e poco dopo la trovai attaccata a un passante del jeans. A quanto pare non sarei riuscita a separarmene tanto facilmente. E questo era solo l'inizio. Ancora non immaginavo quale fosse il suo reale potere. Che c'è scritto? La sua storia. La storia della chiave. Me la diede Oscar, mio nonno. Mi disse di custodirla. Ma non ho mai capito il perché. Perché quello è il tuo compito. Tempo fa, come sai, dissi a Oscar che sarebbe stato meglio dirti tutto. Ma lui non fece in tempo. E fu da allora che cominciai i primi esperimenti con la chiave. Volevo capire, volevo sapere la verità, quella che mio nonno non aveva fatto in tempo a rivelarmi. In quei primi giorni quello che facevo era sempre nascondere la chiave, solo per il gusto di vederla ricomparire al passante del jeans. Per me era una vera magia. Quella volta usai una tazza, la usai per coprire la chiave. Attesi e accadde qualcosa. La tazza iniziò a ballare, mossa da una mano invisibile. Questo mi spaventava, ma nello stesso tempo ne ero molto affascinata. Ma quella volta le cose andarono diversamente. Quando sollevai la tazza, la chiave non c'era, e questo lo immaginavo. Ma non la ritrovai attaccata al mio jeans come sempre. Quella volta sembrava fosse sparita, e a dire il vero, al pensiero di essermene liberata, iniziai ad agitarmi e a pentirmi di aver insistito con quegli esperimenti. Poi alla fine la trovai e tirai un sospiro di sollievo. La chiave era lì,
vicino alla foto di mio nonno. Lo presi come un segno. Pensai che fosse un messaggio di Oscar. Voleva dirmi che c'era, che non se n'era mai andato via veramente. Immaginai che anche in quel momento mi stesse guardando. E pensare che quello era solo l'inizio di questa avventura. Mi era tutto così ignoto. Iniziai a muovere i miei primi passi. Non sapevo ancora nulla, ma adesso incomincio a capire. La donna rinchiusa nello scantinato non è umana. Vuole quella chiave ed è disposta a uccidere pur di ottenerla. Ed è già successo. Chiara, io ho visto la tua morte. Beh, in effetti, iniziò tutto così. Mi trovavo in un parcheggio sotterraneo. Avevo deciso di scomparire per dedicarmi unicamente ai miei studi. A casa non riuscivo a concentrarmi. E io avevo letto della tua scomparsa. Ah sì? Dove? Ultime notizie. In internet. Ecco, questo potrebbe suonarmi un tantino strano. In effetti, sì, mi suona strano, ma non più di tanto, dopo tutto. A pensarci bene. Sei tu quello strano. Lo so, me lo dicono tutti. Ormai mi sono assuefatto. E parli in modo strano. So anche questo. E anche il tuo amico è strano. Già, sì, ma dimmi qualcosa che non so, dai. Voglio tornare a casa. So anche questo, ma non posso accontentarti. Chiedi a lui. Ogni cosa a suo tempo. Come sarebbe a dire? Manco da casa ormai da molte ore. Mia madre sarà in pensiero. Dimentichi che abbiamo la macchina del tempo. Ti riporteremo a casa quando sarà tutto finito. Nel momento esatto della tua partenza. Non perderai nemmeno un secondo della tua vita. Avevo preso camera in un albergo in periferia. Volevo stare da solo. Senti uno strano rumore, mai sentito prima in vita mia. Mi nascosi dietro un'auto e quello che vidi non lo dimenticherò tanto facilmente. C'eri tu, Chiara, con le spalle al muro. Io ti conoscevo. Tu non ti ricorderai di me, ma eri la mia bibliotecaria di fiducia. Vederti così, non potevo sopportarlo. Tempo prima eri stata così gentile con me. Sai, io stavo cercando... Mi ricordo che stavo cercando un libro sulla fisica dei neutrini, quella roba là. E tu ti facesti in quattro per trovarmelo. Io non mi ricordo per niente. Non ti avevo mai visto prima di quel giorno al parco, quando Davide mi diede l'anello. Anello? Parco? Ma di che diavolo stai parlando? Sì, tu eri lì con quegli strani occhiali. Questi? No, altri. Quelli più strani. Ma io non ho occhiali più strani di questi. Almeno credo. Andiamo avanti. Cosa successe dopo? Io vidi lei, la tua sosia, che ti puntava contro qualcosa. E tu cadesti a terra senza vita. Non sapevo che fare e rimasi ad osservare in silenzio. Poi si chinò su di te e ti prese la chiave. Ma non è mai successo. Non è successo nel tuo universo, ma è successo in un altro tempo, in un altro spazio. Quello da cui proviene Nikolai. La vidi andare via e mi avvicinai. Eri morta. Dovevo fare qualcosa.
Sapevo che avrei ancora potuto salvarti. Ma per farlo, dovevo trovare il coraggio di collaudare la mia invenzione. La macchina del tempo.